Siamo a Parabiago, ospiti dell'Officina Arancilio 1926, un luogo che racconta la storia dell'azienda, ma direi anche la storia di un pezzo di industria d'Italia, un pezzo di storia di Parabiago. Siamo con Roberto Arancilio, uno dei fautori di questo trofeo Arancilio che tra poco andremo a vedere, una manifestazione per Elite Under 23 che comincia questa sera e poi propone una 3 giorni di sport, con poi anche la gara femminile del venerdì e il sabato la gara di pattini a rotelle. Una tradizione ciclistica che si rinnova, un legame forte quello di questo sport con la città di Parabiago e con la vostra famiglia. Ma sì, dobbiamo dire che la città di Parabiago al ciclismo è legata per vari motivi e anche per vari grandi campioni. Partiamo da Libero Ferrario, che è stato il primo italiano che ha vestito ancora negli anni 20 la maglia di campione del mondo, Giuseppe Saronni, che tutti si ricordano per antonomasia. Noi diciamo che cerchiamo di mantenere viva questa fiamma ciclistica che tutto sommato rimane a Parabiago un ottimo ricordo. Una gara, abbiamo detto, importante, ci sono i migliori team del panorama nazionale della categoria Elite Under 23 e è una tradizione che si rinnova, lo abbiamo già detto, è un grande impegno, immagino che ci siano anche delle persone da ringraziare per l'organizzazione della tutta la GS Arancilio e immagino anche l'amministrazione e gli sponsor che vi sono vicini. Ma come tutte le cose, diciamo da soli ormai non si fa più niente, no? Quindi il risultato di un grande appuntamento come potrebbe essere quello nostro, dimensionato ovviamente per le nostre capacità, è il frutto di una collaborazione di tanti, in primis l'amministrazione comunale, ma soprattutto di tutti i volontari che ci danno veramente una mano lavorando instancabilmente, giorno e notte si può dire, perché noi siamo la parte più visibile, poi ovviamente c'è tantissima gente che lavora senza che nessuno veda, ma perché poi fanno la differenza, perché è il risultato di una grande manifestazione fatta anche da tanti piccoli particolari che devono andare tutti bene insieme. Una tradizione, una passione di famiglia che continua anche con il figlio Davide, che l'abbiamo visto impegnato anche lui sul palco con il cardello Contagiri. Immagino anche per te sia una passione e una bella cosa continuare quello che è questa passione di famiglia. Sì, di sicuro è una passione che si tramanda in famiglia. A me piace comunque l'ambiente, essendo anche un componente familiare, tra virgolette, e mi piace il ciclismo e sto dietro a questo e alla grafica anche. E allora complimenti e andiamole proprio a vedere le immagini che raccontano questo trofeo Arancilio edizione 2018 con un vincitore direi davvero molto importante. Piazza Maggiolini nel centro di Parabiago ospita le operazioni preliminari, il ritrovo e la presentazione delle squadre di questo 35esimo trofeo Antonietto Arancilio, classica diventata ora della notte per la categoria Elite Under 23 e al via ci sono davvero le migliori formazioni. Vediamo inquadrato poco fa Stefano Moro, vincitore in Francia di un'importante gara internazionale in pista, abbiamo visto anche Galduni, il campione lombardo, la Colpa, che questo è il collegio di giuria presieduto da Francesca Martinelli. La famiglia Arancilio al completo con gli esponenti dell'amministrazione comunale, anche la famiglia Bonissi con Mario Bonissi che è il presidente del gruppo sportivo Arancilio che si fa carico dell'organizzazione di questa manifestazione ed è proprio Mario Bonissi a dare il via a questo 35esimo trofeo Antonietto Arancilio. Al via abbiamo detto le migliori formazioni da percorrere, ci sono 27 giri di un circuito cittadino per un totale di 110 km, circa 4 km al giro. Le formazioni partecipanti sono la Viris Vigevano, la BS Carrera, il Team Colpac, la Zalfa Euromobile Desire Fior, la Petroli Firenze Opla, la Gallina Colosio, l'Iseo Serrature, la Named Rocket, il Team Landservice, l'Overall FGM, il Velocab indiviso dalla Svizzera, la Cremonese, la Pregnana, la Valle Seriana Cene, il Pedale Scaligero ed infine il Team Beltrami dall'Emilia Romagna. Prime fase di gara, un po' di studio, vedete andatura che non è molto sostenuta, si registrano vari tentativi di allungo e questa invece è la fuga che domina l'intera serata. Se ne vanno in 7 quando mancano ancora 20 giri alla conclusione dei 27, ricordo, che sono da percorrere. Protagonisti di questa fuga a 7 uomini sono Stefano Taglietti della BS Carrera Gavardo, Francesco Di Felice della Delio Gallina Colosio, Leonardo Fedrigo della Petroli Firenze Opla, Giovanni Lonardi della Zalf Fior, Nicolas Dallavalle del Team Colpa, che Davide Donesana della Viris Vigevano
Gevano e infine Christian Scerbo della Cremonese. Ottimo subito l'accordo tra questi uomini al comando, li vedete ora inquadrati, che guadagnano immediatamente circa un minuto di vantaggio sul gruppo che dietro per il momento lascia fare, con la crescita del vantaggio appunto di questi 7 uomini al comando. Andiamo anche a vedere chi sono questi 7 uomini. Stefano Taglietti, bresciano della BS Carrera, un ragazzo che quest'anno, il primo anno nella categoria Elite Under 23, non ha ancora ottenuto vittorie, ma è stato anche impegnato, da dire, con la maturità, quindi impegni scolastici. Tra gli juniores si era messo in mostra con 2 vittorie, tra cui il Giro della Brianza, che si svolgerà edizione 2018 proprio domenica prossima a Dolgiate Mordura. Con la maglia della Delio Gallina c'è Di Felice, dell'atleta abruzzese, che quest'anno ha dimostrato una grande condizione, soprattutto nell'ultimo periodo, con 3 secondi posti. Poi gli uomini più pericolosi per un'eventuale volata sono sicuramente Leonardo Fedrigo, 6 successi all'attivo, tra cui già 2 ottenuti proprio in provincia di Milano con le vittorie di Pregnana e Gessate, ha vinto anche poche settimane fa all'autodromo di Monza. E poi Giovanni Lonardi, altro veronese, 5 vittorie stagionali per lui, tra cui una tappa al Giro d'Italia, quella con arrivo a Forlì, e 2 internazionali come la popolarissima di Treviso e il circuito del Porto a Cremona. Poi c'è Nicolas Dalla Valle della Colpack, che quest'anno non ha ancora vinto ma si è messo in mostra, in particolare in Spagna, vincendo la classifica dei traguardi volanti, ed è anche il campione italiano della corsa a punti in carica su pista. Quindi Davide Donesana della Viris Vigevano, che quest'anno non ha ancora anzi ha vinto sì una gara, San Bernardino di Lugo, scusate, in provincia di Ravenna. Chi non ha vinto invece è Christian Scerbo della Cremonese, Guerciotti, che comunque è un ragazzo che si sa sempre mettere in mostra. Avete visto comunque l'accordo, ottimi cambi, il vantaggio massimo dei 7 al comando raggiunge il minuto e 40 secondi a 10 tornate dalla conclusione. Dietro il gruppo non si organizza proprio benissimo fin dall'inizio e lascia spazio a questa fuga. Vedete ben allineati tutti questi 7 concorrenti, mentre il gruppo alle loro spalle inizia ad aumentare forse l'andatura. Comunque ci sono le squadre degli uomini in fuga che sono lì schierate nelle prime posizioni, anche a stoppare un po' l'iniziativa di chi invece è rimasto tagliato fuori da questa fuga. E davanti a tutti, vedete, in questo momento c'è Leonardo Fedrigo a dettare il ritmo, con in seconda ruota Donesana e poi Taglietti in terza, con il gruppo che ha nelle prime posizioni, vedete, le maglie della Zalf, della Colpack, della Delio Gallina a controllare la situazione. Se ci avviciniamo verso il finale, vedete, è ancora abbastanza fluida la pedalata di questi 7 uomini che si sono dati degli ottimi cambi. Mancano 8 giri alla conclusione e il vantaggio è ancora superiore al minuto. Il gruppo che non sembra per il momento accelerare in modo pericoloso per questi 7 uomini al comando, e al 7 giri dalla fine sempre poco più di un minuto di vantaggio per i battistrada, e si fa sempre più plausibile la possibilità che i fuggitivi, ricordiamo erano partiti a 20 giri dalla conclusione, possano davvero arrivare. Il passaggio del gruppo nel centro di Parabiago, con il pubblico che applaude a questi corridori, e ci avviciniamo appunto a queste fasi decisive. Prendono in mano la situazione la Named in maglia arancione, con sempre le maglie della Viris e della Zalfa a cercare di interrompere i cambi. Tra poco vedremo poi anche entrare in azione i ragazzi della Iseo Serrature per provare a chiudere il gap. Questi di nuovo i 7 uomini al comando, con Taglietti numero 12, lo vedete, gli dà il cambio Di Felice, subito dietro Dalla Valle, poi Fedrigo, vedete davvero c'è un ottimo ancora viaggio in doppia fila, Donesana con il numero 3 della Viris Vigevano, c'è un ottimo accordo, ma l'andatura, lo potete vedere, è aumentata. In questo momento, quando mancano davvero pochi giri alla conclusione, siamo alle ultime battute, il gruppo ha decisamente aumentato il ritmo. Davanti non demordono, ma il gruppo si avvicina e ha ridotto il vantaggio a 55 secondi. Suona la campana, un giro al termine, il gruppo è ormai vicinissimo. Passano i battistrada, attendiamo il passaggio del gruppo per scorgere qual è il loro vantaggio.
38 secondi, 38 secondi, attenzione, per l'ultimo giro, davvero una grande bagarre, il gruppo è ormai vicinissimo, siamo al momento dell'arrivo, ricongiungimento a poche centinaia di metri, violata e vittoria di Alberto Dainese, della Zalf Desire Fior, davanti a Leonardo Fedrigo e Mattia De Mori, le voci dei protagonisti. Primo Dainese, secondo Fedrigo, terzo De Mori completano l'ordine d'arrivo dalla quarta alla decima posizione. Brugna, Galdun, Di Felice, Marchiori, Lonardi, Begnoni e Zambelli. Thank you.